Bella ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo episodio del viaggio di Alex Hunter. Siamo al dei giorni, siamo all'ottavo episodio e vi chiedo ancora il massimo supporto. Sul canale è uscito questo pomeriggio alle 16.30 un video davvero a cui tengo tanto, la reaction live di Palermo Perugia. Ci ho messo un'eternità ad editarlo, quindi se va andate a vederlo. Vi chiedo ovviamente di andare a lasciare un bel pollicione in su. Vado a salutare immediatamente, dato che non lo faccio da tanto tempo e me lo chiedete spesso, gli ultimi due che hanno messo mi piace sul mio profilo Instagram. Profilo Instagram che tornerò ad usare, tornerò a pubblicare foto sul profilo, anche se Instagram Stories lo uso spesso. Comunque saluto Andrea Petrolini trattino basso 7 e Ale trattino basso med trattino basso 04. Per cercarmi su Instagram e seguirmi ed essere salutati basta mettere mi piace alle mie foto, ma soprattutto dovete azzeccare il momento in cui io registro. Comunque basta cercare con Dispa. Dietro la mia testa arriva troppa luce e quindi speriamo che non dia troppo fastidio. Comunque raga, continuiamo la nostra avventura e andiamo immediatamente avanti perché c'è la nostra prima partita ufficiale da giocare, quella contro il QPR. Occhio. Sono rimasto molto colpito quando sei entrato. Ci mancherebbe. Sei uno che impara in fretta, no? Alex, ti voglio titolare stasera nel match di Coppa di Lega. E il presidente ci tiene ad andare avanti. Vediamo di accontentarlo. Quindi, prima partita di Coppa per noi in assoluto. Che chiamarlo Dino, cioè sentire Dino ogni tanto mi dà davvero troppo fastidio, non so per quale motivo, raga. Allora, spogliatoi, controlliamo Hunter, siamo la seconda punta alle spalle di Williams. C'è un tweet, questa coppa ha un significato speciale per Hunter, si vede dal modo in cui gioca. Speriamo davvero di fare un'ottima partita. Andiamo immediatamente ed entriamo in campo, speriamo di essere in casa, se non sbaglio sì. Quindi... dal St. James Park. Mamma mia che immagini. Mamma mia che immagini. Mi ha ricordato troppo gol il film, raga. Troppo. Mamma mia. È il momento di Hunter. La prima titolare per lui. Tante emozioni. Comunque raga, ho un po' di mal di gola. Ho un raffreddore, il naso pieno di muco. C'è cioè, tipo una quantità industriale. Però non volevo farvi, non volevo rovinarvi questo momento e volevo portarvi la carriera, sì, di Hunter, il viaggio di Hunter il più possibile. Quindi non c'è niente che ci fermerà, se dovesse arrivare la febbre, amen, continueremo a portarla. Tocca a noi raga, è il nostro momento. Sembra siano venuti per assistere a uno spettacolo. Hunter e Danny, accontentiamoli. Comincia ufficialmente la nostra prima partita ufficiale da titolari. Newcastle QPR dal St. James Park. Si comincia, anche se le maglie non è che si capiscano tanto, ma non si possono cambiare. Williams e Danny, la palla è per Hunter che si gira bene. Hunter tiene palla e poi sbaglia. Hunter dentro la palla per Anita. Adesso Ricci, la palla per Hunter. Hunter prova a appoggiarla per Williams. Niente da fare. Danny può andare, la protegge. Danny, c'è il momento di Hunter. Danny, serve Hunter. Alex, Hunter prova la sterzata ma sbaglia tutto. Lo devo calciare. Occhio, uno schema, capisci il tuo Hunter. E recupera palla. Può involarsi Hunter. Trattenuto e fermato da dietro. Che brutto fallo. Dategli almeno il giallo. No, dietro di gara con quei capelli ha deciso di non estrarre il cartellino. Anzi, anche calcio d'angolo. E Hunter deve aiutare la squadra. Occhio la palla in mezzo, William di testa. Hunter sbaglia, occhio. Stiamo attenti, proteggete la nostra area. Anita recupera, poi Hunter. Il numero per Anita. Possiamo distenderci. Danny Williams, in avanti per Ameobi. Se ne va lui, il lancio per Danny. Danny fermato e scivolata, peccato. Io stavo per arrivare. Non una bella frazione di gara per il Newcastle e neanche per Hunter. Anche se il mister è soddisfatto. Hunter tiene palla, c'è il momento di Danny. Lancio per lui. Danny, peccato, palla troppo lunga. Lancio per Hunter, c'è largo il compagno, viene servito. Può andare Alex. Hunter, Ricci prova a servirlo, la palla per lui. Ancora Hunter in mezzo a due, prova ad andarsene, ne ha tre davanti adesso. Hunter fino in fondo, la mette sul secondo palo dove non può arrivare il nostro compagno. Hunter recupera la palla fondamentale forse. Ancora Alex, con la suola, in mezzo a tre, li ha passati, serve Danny. Williams prova a girarsi, peccato. Hunter fino in fondo, con la rabona in mezzo. Williams, poi il destro, li entra a fare, poi Williams. Che sfortuna.
fortuna che abbiamo. Finisce qua e si va in supplementare addirittura. Hunter messo a terra, però si prosegue per il vantaggio. Anita, Ricci porta palla, non sa chi darla. Ricci va fino in fondo. Hunter si propone. Ricci la mette dentro. Williams e poi Hunter. Il gol più strano e più fortunato della storia. Ancora faccio con l'esultanza bruttissima. Mi è arrivata la prima gioia per Hunter. E guardate in che modo. E non raggio il portiere. E poi Hunter con la punta del piede la butta dentro. 1-0. Newcastle, la rete di Alex Hunter. Lancio avanti per Hunter, di testa per Danny Williams. Adesso Hunter, 1 contro 1. Hunter si gira, serve ancora Danny Williams che protegge palla, scarica da Ricci con l'esterno. Hunter dentro per Anita, ancora Hunter, poi Danny in avanti per Anita che non tira. Finisce il primo tempo supplementare, andiamo al secondo. Il mister deve essere per forza soddisfatto, perché comunque abbiamo segnato per adesso. Il gol vittoria, Hunter qui la recupera molto bene. C'è Danny davanti a lui, viene servito. Williams porta palla, li fa fuori tutti. Williams, servici, Hunter! Ha fatto un altro Insta! Il nostro compagno Danny Williams segna Hunter! E si è mossi perfettamente sulla linea del fuorigioco, anche se forse era meglio far segnare lui. Ma c'è la doppietta personale per Alex Hunter, che ha bisogno di guadagnarsi il posto da titolare fisso. Doppietta per lui in coppa, grande Alex. Hunter, mamma mia, se n'è andato col sombrero. Hunter, c'è il lancio largo per un compagno, non so chi sei, però corri. Sissoko, Sissoko per Danny. Chiusa qui la partita. Ciliegina sulla torta. Segna Danny, che adesso forse vuole diventare nostro amico. 3-0 Newcastle. Fa partire tutto la giocata meravigliosa di Alex Hunter. La prima ufficiale da titolare finisce qua per Alex Hunter. Doppietta personale per lui. Onore ovviamente anche ai nostri compagni che ci hanno dato una mano. E il mister è contento, ma non tantissimo. Però 9.0 di valutazione, tanta roba. E stiamo attenti raga, perché in questa coppa, come ben sapete in Inghilterra è così, potremo affrontare qualche big. E magari becchiamo l'Arsenal, cosa ne sappiamo. Comunque doppietta, quindi prendiamo 800 sterline più il bonus titolare e i nostri guadagni aumentano e anche il nostro valore mercato. L'overall purtroppo no. Andiamo avanti raga, speriamo che il mister dopo questa prestazione ci tenga sempre titolari. Allora arrivano qui dei tweet, voglio vedere ancora l'opera Alex Hunter prima che se lo riprendano i tifosi del Newcastle. Allora andiamo avanti quindi, speriamo ci sia qualcosa da fare. Ci sono i dribbling, c'è da fare l'allenamento sui dribbling, quindi lo faccio rapidamente senza farvelo vedere. Vi farò vedere soltanto come andranno. E per la prima volta siamo in mezzo tra i titolari. Spero siate tutti riposati e pronti per l'allenamento di oggi. Via col primo. Questo diciamo che è abbastanza easy da fare. Speriamo di riuscire a prendere subito una A senza sbagliare. Dai, è perfetto così. Vediamo. E arriva la prima A. Facciamo il secondo. Questi sono allenamenti bronzo se non sbaglio. E questo invece penso di non averlo mai fatto. Raga, più che altro è infinito, non finisce più. E prendiamo una B nell'altro, non voglio rifarlo. Andiamo immediatamente a giocarci la seconda partita odierna, sperando ce ne sia una. Mister ovviamente non penso sia scontento della mia prestazione, e quindi penso che ci farà giocare la seconda partita da titolare. E forse dovrebbe essere la prima in campionato, dato che quella precedente era in coppa. Abbiamo la beffa di 89.000 follower. Siamo usciti di overall. C'è un altro elemento da fare. Oh! Tutto semplice. A nel primo. E vediamo come andrà il secondo. Speriamo uguale al primo. Quindi un'altra A. Ma sono i pallonetti da fare. Ecco qua, crescono le nostre states. Ma noi dobbiamo crescere di overall. E comunque siamo proprio titolarissimi. L'overall è ancora di 67. Avevo 2 punti abilità da usare. Li ho usati per prendere nuovo vigore, cioè aumenta la resistenza a fine partita. Siamo partiti contro il Brentford. E voi vedere chi si ricorda perché il mio canale è legato anche al Brentford. Quindi scrivetemelo qui sotto tramite un commento. E adesso andiamo a giocarci la seconda partita di questo episodio. Speriamo di riuscire a fare anche la terza. Stavolta siamo prima punta, alle nostre spalle c'è Williams, che comunque è cresciuto, è 76 di over. Raga, clamoroso, perché l'Arsenal è uscito dalla coppa e un tifoso in un tweet dice: forse con Alex Hunter si sarebbe potuto andare avanti ancora uno o due turni, ripensateci. Clamoroso! Hunter desiderato anche dai tifosi dell'Arsenal. Meritavamo forse un'occasione in più.
Comunque siamo al St. James Park, Newcastle, Brentford. Seconda partita di questo episodio e prima partita per noi di campionato. Da titolare ovviamente, giocatore a seguire Alex Hunter, due gol segnati nell'ultima partita, quella di Coppa. Le magliette per fortuna adesso si distinguono un po' di più e comincia questa seconda partita. Hunter di testa, perfetta, larga da Ameobi. Adesso Hunter, Hunter la tiene, larga ancora da Ameobi. Ameobi per Hunter, ottima azione, Hunter fino in fondo, Hunter la mette dentro, poi Williams ci prova. Prima occasione dopo 4 minuti di gioco. Hunter prova la giocata, mamma mia che gioco di gambe. Poi Hunter con la rabona cambia il gioco, qui ho esagerato. Danny col tacco per Hunter, Alex può andare in avanti da Sissoko, che ci serve Hunter col mancino. Cosa ci siamo divorati? Altro brutto primo tempo. Andiamo alla ripresa. Il mister ci ha dato 3 pollicioni in su e soltanto una in giù, quindi speriamo di convincerlo ancora di più. Danny per Hunter, Alex Hunter si muove molto bene, serve poi a Meobi, dentro per Hunter, Alex Hunter, paratissima del portiere. Dai che sbagliano! Hunter la mette giù, possiamo partire in contropiede. Hunter in avanti per Danny Williams. Danny può andare, Hunter si propone. Danny, perché ci devi andare addosso? Perché? Meno male che c'è stato un fallo secondo il direttore di gara, ma non arriva neanche un giallo qui. Hunter recupera una palla fantastica, Alex Hunter dentro per Danny Williams, Williams servimi, peccato, ho sbagliato tutto. Poi l'ho recuperata ma poi l'abbiamo persa ancora. Dai Anita per Hunter che prova a girarsi, Hunter prova la finta con la suola, Hunter in aria, poi prova la sterzata, Hunter la mette in mezzo per Danny, parata del portiere. Hunter recupera l'ultima palla, vai Alex, la giocata, ottimo numero. Ancora Hunter, prova la sterzata, Hunter la mette in mezzo per la testa di Sissoko, fermato e poi il destro. Chi ha segnato? Chi ha segnato? Chi sei? E Mbemba, 1-0 Newcastle, c'era il vantaggio. Ottima intuizione comunque di Hunter, che gioca sempre una buona partita. E vediamo qui, poi siamo stati sfortunati e poi fortunati a ritrovarci la palla lì per 1-0 del Newcastle. Siamo avanti e Hunter ci ha mezzo messo lo scarpino. Occhio alla palla in aria, mamma mia che intervento. Possiamo ripartire quindi. Il lancio per Hunter che allarga dall'altra parte per il compagno al volo. Può andare Mitrovic, che c***o fai? Hunter si gira dentro da Mitrovic col tacco per Hunter, in avanti da Yedlin che poi si addormenta e sbaglia tutto. La recupera però poi, possiamo andare, manca poco e infatti finisce qua. Purtroppo non riusciamo a fare l'ultima azione offensiva. Non riusciamo a segnare, ma penso che il mister sia soddisfatto della nostra prestazione. 1-0, continua la nostra rimonta ai primi posti, perché col Newcastle voglio provare a vincere il campionato. Purtroppo stavolta solo 7.6 di valutazione. Speravo qualcosina in più. Andiamo avanti, questi sono i risultati del campionato. Speriamo non siano dei filmati perché devo starnutire. E un'altra vittoria, altri 3 punti portati a casa, come sono felice! Abbiamo fatto un buon lavoro. Un'altra giornata ideale. Che ne dici di andare a spendere il nostro bonus vittoria, amico? Williams. Che risposta è? Allora, non prendiamo gol né niente, però guadagniamo adesso 65.000 sterline. E siamo vicini a raggiungere i 100.000 follower su Twitter, tanta roba. Nessun punto abilità, quindi andiamo avanti e speriamo di giocarci un'altra partita. Spero che questo episodio sia un po' più lungo degli altri, raga, perché oggi uscirà soltanto un episodio del viaggio di Hunter. Ieri ne ho portati 2, è uscito già la reaction live sul canale. Dato che non ho tantissimo tempo, porterò soltanto 2 video oggi. Spero comunque che li apprezziate. Allora ragazzi, l'obiettivo di questa squadra è salire di categoria. Per questo dobbiamo allenarci duramente. Mister, basta così, ho capito. Raga, punizioni base e punizioni avanzate. Le faccio rapidamente e poi andiamo a giocarci l'ultima gara. Raga, dato che già ho stravintissimo, provo a fare tipo una punizione con la trivela alla Quaresma. Non l'ho mai provata. Oddio, così. Proviamo ancora un'altra volta in qua. Parte adesso Hunter col... quasi. Ah, nel primo andiamo a fare adesso quelle avanzate che sono un po' più difficili, perché adesso c'è anche il portiere. Ok, l'ho dovuto rifare una volta, però abbiamo preso una nelle punizioni avanzate. Quindi adesso è il momento di andare a giocare la terza ed ultima partita.
ovviamente siamo titolare ed è la prima volta che giochiamo tre partite di seguito, anzi è la prima volta che giochiamo titolare in assoluto. Eccole qua le due A. Bernard, il nostro ex compagno di squadra, dice: avrai il minutaggio che ti serve, mon ami, a presto, in un tweet ovviamente. Siamo in trasferta contro l'Ipswich Town e quindi andiamo a giocarci la terza partita odierna. Tempo coperto, speriamo di fare una gran partita. 93.000 follower su Twitter per Hunter ed è il momento, secondo me, per andare a giocare. Vediamo, no, ancora caricamento, scusate. Adesso sì, si può entrare in campo. Dopo due vittorie consecutive in campionato, no, una in campionato, quindi dopo una vittoria in campionato, il Newcastle vuole continuare così contro l'Ipswich Town. Terza partita odierna, raga, è per me. Possiamo immediatamente cominciarla, anche se vediamo se inquadreranno il giovane Hunter con la maglia del Newcastle. No, raga, ho starnutito il naso rosso, scusate. Giochiamo, cominciamo la terza gara odierna e finalmente ci distinguiamo perfettamente. Recupera palla Hayden, poi Hunter, in avanti da Danny Williams, il nostro amico Danny, larga per Hunter, Alex, Hunter, gol! Perché non è calciato subito? Calcio d'angolo, Hunter si propone, la palla è sul primo palo. Ah! Ricci può andare, porta palla, Ricci la mette dietro per Hunter. Alex, da lontano, porotissima del portiere. Per Hunter, che prova a girarsi, Hunter, che magia! Parata ancora straordinaria. Jesus Games, Hunter, adesso Danny Williams, Hayden, Ameobi davanti per Hunter, bella palla, Hunter, la palla però sul sinistro, prova a rientrare, Hunter, la finta, poi il destro, tutto semplice, 1-0, Newcastle, la rete di Alex Hunter, 1-0, andiamo a rivederla, qua la finta, sono rimasto fermo, poi sono rientrato, poi col destro, Hunter, lì, sul palo più lontano, imprendibile per il portiere. I palloni di casa stanno provando, qui riusciamo a liberare, sì, meno male. Finisce il primo tempo, stavolta è stato un buon primo tempo. 1-0 per il Newcastle, la rete di Alex Hunter. Williams recupera palla, poi Hunter fermato, peccato, occhio, niente da fare. Jesus Games, in avanti per Hunter, ha un po' di spazio Hunter, può andare Alex. Il giovanissimo Alex Hunter, dentro per il suo amico Williams. Adesso Hunter, momento del compagno. Hunter per Hayden col destro, paratissima nel portiere. Hunter si propone sul primo palo, prova a prolungarla e colpisce l'esterno, anzi la parte superiore della traversa. Ci provano i padroni di casa ancora, attenzione, non riusciamo a chiuderli. Dutzel e Krull la mette in angolo. Hunter con l'esterno da Williams. Dai Danny, spaventoso, ma comunque enorme. Danny Williams per Hunter, ancora per Danny Williams. Si soccò con l'esterno da Hunter. Hunter prova a girarsi. Hunter poi col tacco sbaglia tutto, ma per fortuna finisce con la partita. 1-0, 3 vittorie in questo episodio. Mi sa che devo cambiare qualcosa. Mi sa che è il momento di passare a leggenda. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Vi lascerò la domanda qui in alto nelle schede. Comunque Hunter segna, stupisce e fa divertire. Alla fine a me interessa divertirmi e finirla il prima possibile, perché vorrei poi poter fare il dei giorni 2, quindi voglio finirla il prima possibile. Quindi fatemi sapere magari come fare per velocizzarla magari anche un po' di più. Comunque non pensavo che in Championship non ci fossero le interviste post partita. Speravo di far... Sono qui in compagnia dell'uomo partita di oggi. Davvero una prestazione fantastica, Alex. Dici, a che cosa stai pensando? Che sono un gufo in generale. Avrebbe potuto vincere chiunque dei miei compagni. Un altro passo per diventare un top player. Ho dato tutto in campo e credo che la prestazione parli da sola. Il mio obiettivo è quello di diventare un top player nel campionato e questo è un passo verso il traguardo. Boom! Alex, congratulazioni per il gol partita. Cosa hai pensato quando la palla è entrata in rete? Minchia gol! Sono felice di questa vittoria per sono la squadra. Di aver fatto vincere la squadra. La cosa più importante era portare a casa i 3 punti, perciò sono molto orgoglioso di questo gol. Stai attraversando un buon periodo di forma, Alex. Qual è il segreto del tuo successo? Non mi drogo come Brian Fernandez. Faccio del mio meglio. Gioco come sempre. È così che sono arrivato qui e non ho alcuna intenzione di cambiare. Finché sarò in condizione di continuare a esprimere il mio calcio, sono sicuro che andrà tutto bene. Che bomber. Questo è tutto. Grazie, Alex. Ciao, bella. Io ti conosco, tu fumi cannella. Comunque, raga,
ottimo davvero, perché abbiamo iniziato a giocare titolare, quindi adesso ci divertiremo magari un po' di più. Non cresciamo di overall, siamo ancora fermi a 67, non abbiamo attributi in più e perdiamo un tantino nella nostra scalata per essere sempre titolari, perché durante l'intervista abbiamo parlato un po' troppo da altezzoso, tipo intervista alla Ibra. Andiamo avanti, sarebbe la partita da fare contro il Sunderland, che faremo nel prossimo episodio. Quindi raga, io vi ringrazio per aver visto anche questo video, lasciate un bel pollice in su, un bel commento perché è sempre molto importante, hashtag Hunter come re, e datemi una mano perché ho bisogno, perché ho davvero il naso troppo pieno di muco e mi sto sentendo male. In descrizione troverete tutti i miei social, non dimenticate di guardare il video che è uscito oggi alle 16:30, cioè la reaction live di Palermo Perugia. Grazie ancora a tutti, un abbraccio enorme. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ovviamente. E noi ci vediamo quindi domani con un prossimo video.